Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Viaggio nella Digital Transformation. Con oggi inizia un ciclo di 5 trasmissioni che ci aiuteranno a capire da vicino le tecnologie, le applicazioni e gli strumenti che sono entrati a far parte della nostra vita e sui quali dovremo puntare per la grande sfida che ci attende, dalla quale dipende il nostro futuro e quello delle nuove generazioni. Mi riferisco al Next Generation Europe, il piano di rilancio dell'economia nazionale. Nel corso delle puntate tratteremo argomenti di grande attualità, come il cloud computing, lo smart working, l'e-commerce, la sicurezza informatica. Andremo a vedere come potranno cambiare le nostre vite con l'automazione spinta e l'intelligenza artificiale. È il primo ciclo in Italia dedicato a questi grandi argomenti, quindi sono particolarmente orgogliosa di essere io ad accompagnarvi in questo viaggio. Naturalmente ringrazio la produzione per questa opportunità opportunità professionale. Voglio ricordarvi anche che tutte le puntate insieme ad interviste e a tanti argomenti che riguardano l'attualità e la tecnologia li potrete trovare sulle pagine social di Sky Backbone Engineer. Lo vedete anche dalla nostra grafica su Facebook, su LinkedIn, sul loro canale YouTube e sul sito internet wwwnuovo Ma veniamo subito al primo argomento di questa puntata. Parleremo di un argomento che ormai è entrato a far parte del lessico di tutti noi ma che in pochi ne conoscono l'esatta portata e eh, la tecnologia che ne sta alla base. Mi riferisco al cloud computing. Per farlo ho qui in studio con me due grandi ospiti, iniziamo a dare il benvenuto all'ingegnere Giuseppe Nale, chief technical officer o meglio responsabile tecnico e fondatore della cloud company italiana Skype Bon Engineo. benvenuti ingegnere. Grazie, un saluto a tutti. In particolare a te, Veronique. Grazie, Giuseppe. Un benvenuto anche a Luca Bulgarelli, pioniere del cloud computing in Italia e direttore commerciale di Skypec Bon Enginio. Benvenuto, Luca. Grazie, Veronique. Grazie. E in collegamento con noi da Milano c'è Dionigi Faccenda, Partner Program Manager di OVH Cloud. Dionigi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, Veronique. Entriamo nel vivo della trasmissione, abbiamo detto poco fa, parliamo di cloud, cloud computing, un termine che usiamo spessissimo, facciamo una foto, diciamo la salviamo in cloud, oppure abbiamo un preventivo, lo archiviamo in cloud e quindi ingegnernale, che cos'è esattamente il cloud e come siamo arrivati a questa tecnologia? Sì, hai colto il segno, la parola cloud è una parola di sintesi. Gli, I significati sono numerosi, è necessario semplificare ehm, perché ci si possa intendere immediatamente sulla modalità di utilizzo dell'informatica che stiamo per fare. Eh, che cosa vuol dire fondamentalmente? Esternalizzare. Esternalizzare significa andare eh, fuori, fuori dai confini ristretti del proprio personal computer, quello per uso personale, fuori dai confini anche dei sistemi informativi della nostra azienda, per poter andare a sfruttare tutta una serie di servizi che si trovano da qualche parte in quella nuvola tecnologica che noi chiamiamo internet. Chi non conosce il cloud è un po' scettico, quindi non si fida di dare i propri dati e metterli chissà dove. Cosa possiamo dire a questo proposito? Lo scetticismo, in realtà, noi lo vediamo a corrente alternata. Vediamo lo scetticismo spesso in qualche imprenditore, nelle aziende. Poi, lo stesso imprenditore con il suo cellulare ah, certo. invece fa un uso smodato del cloud con Google, con Facebook e con tutti gli altri social media. Eh, sono aspetti psicologici, c'è cioè un'evoluzione continua anche da questo punto di vista, c'è sempre più fiducia. Certo. Grazie ingegnere. Luca, allora eh, il cloud computing permette alle aziende di avere a portata di mano tutto quanto, i propri dati, i documenti, i progetti, ma quando è nata l'idea di sfruttare questa tecnologia? Perché apparentemente adesso sembra così immediata l'uovo di Colombo che è arrivato, invece dietro c'è un'evoluzione e anche una ricerca alquanto importante. Oggi il cloud è sdoganato. Ho detto Giuseppe, c'è una grande evoluzione. <ride> lo scetticismo inizia un po' a crollare anche eh, in quelli che avevano alzato gli scudi inizialmente con la paura di mettere i dati certo. fuori, noi siamo partiti quasi dieci anni fa, in modo anche abbastanza pionieristico con questa nuova iniziativa di Skyback con Ingenio, e qualche timore lo perché quando sei. All'inizio sei tra i primi, c'è sempre il dubbio ma verrà capita la nostra offerta e i nostri servizi. Però abbiamo gettato il cuore, e rotto l'ostacolo perché sapevamo che questa tecnologia avrebbe avuto un grande successo e ci siamo presi il vantaggio su tutti gli altri che poi sono arrivati. In questi dieci anni si è molto evoluto, si sono create tantissime infrastrutture che danno questi servizi cloud, di conseguenza anche i nostri servizi hanno mutato, si sono evoluti, sono sempre più... Raffinati e garantiscono sempre più servizi ai nostri clienti. Siamo molto contenti. Il nostro viaggio nella Digital Transformation ci porta adesso a toccare uno degli argomenti che saranno la chiave di volta del successo appunto della Digital Transformation e della ripartenza nazionale, ossia il ruolo delle donne. Questa settimana Stefano Bergonzini è andato a conoscere una giovane ingegnera elettronica italiana e Anna Grassellino, 39 anni, direttrice del centro di ricerca sui superconduttori del Fermilab di Chicago. Nel 2020 dai lettori di ED eh, di, di Repubblica è stata eletta donna dell'anno. Vediamo il servizio. Dottoressa Grassellino, dagli Stati Uniti, lei come vede la situazione della ricerca e della tecnologia in Italia? E ce la farà il nostro paese a ripartire? Noi con l'Italia continuiamo a collaborare, soprattutto il Fermilab, come ho detto con l'INFN, siamo dei partner da più di 40 anni, quindi la ricerca in Italia continua a essere molto forte ehm, e, con, e con diverse istituzioni abbiamo ancora delle, delle forti e importanti collaborazioni e partnerships. Eh, io ho, ho seguito un percorso dove ho scelto di fare il mio PhD all'estero in fisica, mi sono laureata in ingegneria elettronica a Pisa, all'Università di Pisa, con cui mantengo degli ottimi... Eh, contatti e, e collaborazioni. E, hm, ho fatto un PhD in Fisica all'University of Pennsylvania e poi sono approdata qui al Fermi Hub e sono rimasta. Nel programma del nuovo governo, la scuola e l'università sono considerate le priorità per il rilancio dell'Italia. Lei è d'accordo? Sì, anch'io sono pienamente d'accordo. Bisogna ripartire. Eh, la presenza è importantissima. Le scuole hanno riaperto una priorità. Ripartire, ma ripartire in sicurezza quindi uh, mascherine, distanziamento sociale, ehm, tutte le guide, linee guida molto chiare e penso che il ministro Speranza ha detto la cosa più importante, tutti gli stakeholders devono lavorare insieme, quindi poco spazio alle polemiche e molta collaborazione e cooperazione, perché se la cosa più importante è... Uh, avere un veloce tempo di azione e un veloce tempo di reazione. Noi siamo partiti qua in America, qua al lavoro, uh, con delle linee guida chiare della CDC, ma anche con l'autonomia dei laboratori, delle scuole, nel poter decidere quali sono diciamo, le, le migliori misure. E sta funzionando, devo dire, molto bene al momento. Grazie a Stefano Bergonzini. Ora ci colleghiamo con Milano, dove c'è per noi Dionigi Faccenda. Dionigi, benvenuto. Il Recovery Plan riserva un posto di importanza e di rilievo all'innovazione e al sostegno alla trasformazione digitale delle imprese e del Paese. Quale sarà, secondo lei, quanto sarà, secondo lei, importante per la ripresa dell'Italia? Molto importante. Teniamo presente che su 200 miliardi di eh, euro. Destinati al Recovery Plan, circa 50 stanno arrivando per la trasformazione digitale. Il digitale, sicuramente, poi entrerà in tanti settori, quali la sanità, l'istruzione, le infrastrutture, e comunque la transazione verso una sostenibilità energetica e ambientale. La rivoluzione digitale, sicuramente, ha promosso i dati come. Rivoluzione strategica per aziende e istituzioni, e chiaramente la crescita esponenziale del loro volume alimenta il successo di un ecosistema di eh, specialisti. Questo fenomeno, eh, che è stato tra l'altro anche citato di recente eh, da Draghi durante il G7, apre ampiamente uno spettro di opportunità con il cloud computing che si sta evolvendo come fattore chiave. Di sviluppo energetico per le aziende, le istituzioni e le società. Diciamo che negli ultimi mesi eh, le società e le imprese sono state guidate da una forza tecnologica attraverso un viaggio digitale molto accelerato, purtroppo, dovuto alla pandemia. Ma in questo scenario l'utilizzo dell'IT ha segnato l'inizio di una nuova era in cui le aziende comunque intendono eh, svolgere un ruolo più eh, strumentale nel cloud, inclusi i in modelli aziendali. Quindi, questo per poter sfruttare sempre al meglio e di più tutto ciò che eh, riguarda i propri dati. Dionigi, lei è Partner Program Manager di OVH Cloud. Di che cosa si occupa la vostra azienda e nel particolare come state affrontando questa fase dell'economia internazionale? Sì, in questa fase qui OVH è comunque un cloud provider da un. Una forte connotazione dal DNA europeo, ma con una presenza globale. Quindi eh, abbiamo dei, delle precise priorità in Italia, continuiamo sicuramente a concentrarci sull'ecosistema italiano delle start-up e dei partner. Abbiamo visto comunque una grande attenzione da quando abbiamo appunto rilanciato questo ecosistema in Italia e recentemente abbiamo anche rilasciato tutte quelle che sono le prime sessioni di formazione per eh, i partner, che si chiamano partner academy, e dove mettiamo comunque poi in correlazione aziende, imprese e professionisti del settore. Insieme chiaramente poi noi continuando perché nel nostro DNA, che il nostro DNA è l'innovazione, con partner tecnologici quali VMware, Intel e, e altri comunque attori. Eh, noi tutto questo lo facciamo sempre eh, collaborando strettamente con i nostri eh, partner commerciali e tecnici locali, perché ricordiamoci che comunque poi è vero essere globali, ma la localizzazione, e mi faccia, mi consenta questa... Degressione, soprattutto l'Italia, diciamo è fatta di eh, distretti locali ancora e quindi eh, partner locali sono estremamente importanti per, per aiutare la crescita, eh, sia delle varie aziende del settore che poi di, di aziende grosse, multinazionali come la nostra, sono fondamentali. Dionigi, per chiudere una domanda sul futuro, secondo lei quali saranno le leve che ci porteranno fuori da questa grande crisi globale dopo che le vaccinazioni saranno terminate? Questa è un'ottima domanda, se da un punto di vista stiamo vivendo un periodo estremamente tragico, dall'altro dobbiamo dire che grazie a questo periodo c'è stata una forte accelerazione della digitalizzazione tant'è che insomma, è stata citata anche dal nostro Ministro della Sanità e, ed è stato comunque oggi, abbiamo un Ministro come Colau che proviene proprio da aziende del, del settore. Quindi ci aspettiamo comunque che l'intelligenza artificiale insieme a Cloud e a 5G possano comunque essere un fattore chiave per il futuro e per la crescita eh, dell'Italia. Eh, soprattutto riteniamo che le principali, diciamo, tra opportunità offerte dall'intelligenza artificiale rappresentano una leva per la produttività e per la competitività nel settore diciamo, privato, nonché ma anche per la modernizzazione delle, eh, delle poi pubbliche amministrazioni. Speriamo tutto questo in uno sviluppo, in un quadro di, di, eh, che sia di sviluppo sostenibile. Ma decisamente giocherà un ruolo fondamentale. Questo a mio avviso, questo eh, uno sguardo mio di quello che sta succedendo lo smart working. E in quanto ci siamo resi conto in questo periodo di pandemia, che è, è, mediante l'evoluzione comunque tecnologica si può tranquillamente lavorare da casa. E quindi mi aspetto che le aziende rivedranno tutti i modelli di business, rivedranno drasticamente l'utilizzo degli spazi. Io vivo a Milano e vedo tanti spazi vuoti, perché le persone comunque continuano a lavorare da casa e vengono meno in ufficio. Questo rivedrà sicuramente e accenderà un fortissimo dibattito in merito al bilanciamento tra lavoro e casa, e viceversa. Quindi da questo punto aspettiamoci grande novità, perché secondo me ci sarà sicuramente, finita la pandemia, una discussione che sarà incentrata su una diciamo rivoluzione logistica. Quindi, insomma, aspettiamoci anche un modo diverso di, di lavorare e la digitalizzazione, ovviamente, l'essere digitale sarà, farà parte del nostro DNA al 100%. Grazie a Dionisi Faccenda, grazie per il suo contributo. Grazie, grazie a voi, tanti saluti, grazie di avermi ospitato alla trasmissione è stato un grande onore e un piacere per me e per l'azienda che rappresento via Cloud. Ritorniamo in studio e vi ricordo nuovamente che tutte le puntate saranno sempre disponibili sulle pagine social di Skyback Bone Ingenio. Luca, abbiamo visto dalla prima parte della trasmissione che il modello di business attuale rende indispensabile per qualunque azienda l'utilizzo del cloud computing. Quali sono le caratteristiche della vostra offerta di servizi cloud per le imprese? Quello che le imprese oggi ci chiedono è quello di prenderci cura delle loro applicazioni, delle loro infrastrutture, dei loro sistemi. È quello che sappiamo fare, siamo partiti tanti anni fa proprio con questa mission. E il mantra che ci ripetiamo tutti i giorni è che le infrastrutture, le applicazioni, i sistemi non si devono mai fermare, devono andare sempre con grandi performance. Eh, molto spesso ci troviamo infatti con sistemi che sono lenti, non sono sufficientemente performanti per le imprese, non sono efficaci per il business delle aziende. Questa è una nostra peculiarità, riusciamo a capire bene quelli che sono i problemi di performance e riusciamo a ridare grandi velocità ai sistemi, grandi velocità alle applicazioni e a tenerle sempre in tiro, come si dice, perché vadano sempre forte. Questa peculiarità è una dei nostri cavalli di battaglia, una delle nostre note distintive che abbiamo affinato e specializzato negli ultimi anni. Qual è la cosa che vi chiedono maggiormente e invece quella della quale ne avrebbero più bisogno? Sicuramente in questi ultimi anni la sicurezza, perché le applicazioni oltre ad andare forte e andare sempre, perché questi due binomi si realizzino, le applicazioni devono essere anche sicure, perché come eh, forse sapete molte aziende certo. si sono bloccate in questi mesi, in questi anni proprio con degli attacchi informatici, quindi la parte di sicurezza è una parte che in questi anni meriterebbe un grande spazio negli investimenti dell'impresa. Esatto, noi dedicheremo una puntata proprio dedicata alla sicurezza prossimamente. Grazie Luca, ingegnere, nel vostro approccio al cloud computing prevale la parte applicativa o la parte infrastrutturale? E che importanza date al fatto di essere stati tra i primi a sperimentare questa tecnologia in Italia già dal 1994? Poi già che ci sono ce la spiega, che cos'è la parte applicativa e che cos'è la parte infrastrutturale? La risposta subito è la parte applicativa è la parte più okay. importante. L'applicazione che cos'è eh, più volgarmente sono i programmi e i dati. Perché? Perché è di questi che vive eh, l'uomo, l'utente, che sia nel suo privato o che sia aziendale. Quindi esiste anche una numerosa serie di infrastrutture come la connettività, perché okay. la nostra casa piuttosto che la nostra azienda deve collegarsi al cloud. Altre sono la continuità dell'energia, eh? senza l'energia i computer non funzionano. Il raffreddamento, questi, questi strumenti scaldano moltissimo, quindi vanno raffreddati con, con continuità. Però tutte queste sono soltanto accessori. Il vero fuoco, il vero fuoco è la parte applicativa. Eh, noi sì, siamo partiti quando eh, l'utilizzo di Internet era ai primordi, abbiamo fatto uno dei primi progetti in cui un'applicazione sfruttava Internet per collegare. Un'azienda, un un'importante azienda di elettronica di consumo con tutti i centri di assistenza tecnica. Eh, ci siamo focalizzati sull'applicazione. Che tempi erano quelli? Che tempi erano? erano i tempi in cui eh, io e altri quattro gatti avevamo <ride> la posta elettronica. Pazzesco. Provavano ISDN e non DSL. <ride> Allora, ultimo giro di domande, lo dedichiamo al tema di fondo del nostro viaggio, ossia la digital transformation e il recovery plan. Una domanda un po' che cercheremo di fare a tutti i nostri ospiti per cercare anche di dare uno sguardo ottimistico al futuro. Preso atto come uomini di informatica di questo, di questo anno, come abbiamo vissuto questo stato di emergenza, e come ne usciremo? Quale sarà il nostro futuro? Quali saranno le leve che ci porteranno fuori? Parliamo del recovery fund, ad esempio. Che cos'è? È una montagna di, di denaro, quindi un grande valore economico che deve entrare nel circuito. Dovrà vivere di grandi progetti, come dicono tutti. Uno dei grandi progetti è la trasformazione digitale. La trasformazione digitale non è sempre soltanto delle imprese, è in realtà di tutta la società. Questo è ancora più importante. Eh, I grandi progetti però a un certo punto dovranno mm, scaricarsi a terra, diciamo noi, quindi dal generale passare al particolare. Chi farà il, il particolare? Lo faranno le imprese, le numerose imprese italiane, quelle più innovative e su quelle sarà il vero motore della, della, del futuro. Grazie ingegnere. Luca. beh io so come ne uscirò andrò al ristorante <ride> <ride> però <ride> magari prenotiamo su quelle applicazioni cloud che esatto. ci sono eh? poi magari prenotiamo anche il menu perché non si potrà toccare perché la pandemia ci sarà ancora con una bella applicazione ordineremo le nostre pietanze pagheremo con un'applicazione Apple Pay o qualsiasi altra quindi a quel punto e sarà una modernità e non una necessità io, credo, io spero <ride> che il recovery plan renda tutta la nostra vita, la pubblica amministrazione, la sanità, facile come ho raccontato che prenoteremo un menù, un ristorante e un metodo di pagamento. E lo speriamo davvero tutti. Te lo auguriamo. Esatto, un pizzico di fortuna e poi ci mettiamo del nostro. Grazie all'ingegnere Giuseppe Nale, grazie a Luca Bulgarelli. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, vi ricordo che tutti i contenuti li potrete sempre vedere sulle pagine social di SkybackBone Inginio. Grazie a tutti per averci seguiti, ci vediamo settimana prossima prossima per parlare di smart working, non mancate!